Oggi vi parlerò di un rosso, ma si potrebbe dire quasi di un nero, nero come il carbone delle miniere del Sulcis. E il Sulcis è proprio la provenienza delle sue uve. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento Buio di Cantina Mesa. Siamo nel sud-ovest della Sardegna e Cantina Mesa è una realtà relativamente giovane, in quanto è nata solamente nel 2004. Nonostante questo però ha già creato dei vini molto interessanti, di cui il Buio è un degno rappresentante. Qui, nella scheda che potete vedere in sovrimpressione, andiamo a meglio conoscere il nostro vino, che è fatto con 100% uve Carignano del Sulcis, ha una gradazione alcolica di 14 gradi e in particolare questo è dell'anno 2017. Sicuramente vi stupirà per tanti aspetti, ma prima di andarli a scoprire andiamo a leggere insieme l'etichetta. E vi vado a presentare l'etichetta di questo vino. Come vedete, molto semplice, molto lineare, un quadrato rosso con all'interno il nome Buio, il simbolo sopra di Cantina Mesa, questo disegno geometrico che ricorda molto la civiltà nuragica, infatti siamo in Sardegna e non potrebbe essere altrimenti. Se andiamo a girare la nostra bottiglia per le indicazioni obbligatorie di legge, abbiamo la denominazione Carignano del Sulcis, annata 2017, la gradazione alcolica di 14 gradi nel classico formato da 7,50. Cosa possiamo dire ancora di questa bottiglia? Questo colore molto scuro richiama il nome del vino e ci fa pensare a qualcosa di misterioso che può essere illuminato dopo aver aperto la bottiglia e scoperto il suo gusto, i suoi profumi. E infatti adesso andremo proprio a degustarla per scoprire che cosa ci racconta. E cominciamo la nostra degustazione partendo come sempre dal colore, che come potete vedere è un rosso rubino con delle sfumature granata, e questo colore molto scuro appunto richiama il nome stesso Buio, e infatti effettivamente un rosso particolarmente scuro. Andiamo a sentire al naso quali sensazioni ci offre. Chiari richiami di frutta matura rossa, fiori di geranio e un po' più nascosta si intravede una nota di pepe nero. Si sente anche una leggera nota fossile. Andiamo a vedere se in bocca ci conferma tutte le sensazioni che abbiamo sentito al naso. E devo dire che questo vino ha una storia da raccontare molto interessante. È intenso, con note balsamiche, tannini morbidi ed equilibrati. Buona la persistenza e anche con una sensazione di freschezza in bocca che non è così banale per un rosso di questa portata e anche di questa gradazione alcolica. Passando ora ai voti e partendo come sempre dalla fascia di prezzo, a questo vino do 2 bottiglie su 5. Infatti lo si trova in vendita fra i 10 e i 15 euro alla bottiglia, e quindi una spesa non eccessiva per un ottimo prodotto come questo. E vi voglio sottolineare ancora una volta come non serve spendere delle cifre elevate per poter apprezzare e gustare dei prodotti di alta qualità. Per quanto riguarda invece la versatilità, il nostro vino merita 3 bottiglie su 5. Infatti si abbina bene a piatti sia di carne rossa che di pesce grasso, come ad esempio un ottimo salmone o l'anguilla, ma non sfigura anche con primi piatti più complessi, dove può sostenere il gusto e rinfrescare il palato. A mio personale parere è un ottimo abbinamento con la carne di maiale tipica della Sardegna, specie se arrosto o anche in intingolo, oppure con primi piatti sempre a base di carne. Ovviamente non si presta ad aperitivi o a dessert o con piatti molto delicati, in quanto il suo gusto molto deciso andrebbe a sovrastare il piatto. Passando alla facilità di beva, questo vino merita sicuramente 4 bottiglie su 5. Naso piacevole, gusto ben definito e riconoscibile e questa nota fresca e balsamica persistente che lo rendono un ottimo compagno sia per pranzo che per cena, anche alla presenza di neofiti.
Inoltre non richiede preparazioni o aperture molto anticipate, basta anche solo una mezz'ora prima dell'uso. Come temperatura di servizio consiglio di stare sui 16-17 gradi. Pertanto, dovendo dare un giudizio complessivo e vi ricordo come sempre personale su questo vino, sicuramente darei 4 bottiglie su 5. Il prezzo è accettabile, ha una facilità d'uso con diversi menu e lo apprezzerete sicuramente una volta acquistato e farete fatica a non ricomprarlo, proprio perché al suo interno troverete tutti i gusti e sapori della Sardegna da cui proviene. Per oggi la degustazione termina qui. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Se invece non vi è piaciuto, mettete un pollice in giù e fatemi sapere il perché nei commenti. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Per il momento vi saluto e vi lascio come al solito con le mie tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere. La seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o di compiere attività pericolose. E la terza è che bisogna bere con moderazione, ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.